È partita questo pomeriggio la prima commissione controllo atti e garanzia, presieduta dal consigliere comunale Marco Lanzi, volta a cercare di fare chiarezza sul caso della pioggia di affidamenti diretti del comune alle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare. Un modus operandi che non ha soddisfatto il gruppo consigliare di centrodestra dopo la votazione contraria nell'ultimo consiglio all'istituzione di una commissione d'inchiesta specifica sulla vicenda. Per il centrodestra, riunito questa mattina in Sala Rossa, il no alla commissione è un'occasione persa di trasparenza, di smarcamento dall'ultima legislatura di Matteo Ricci all'interno di una situazione in cui ora si chiede anche l'accesso agli atti delle partecipate del comune come ASPES, Fondazione Pescheria e Pesaro Parcheggi. Abbiamo visto che non soltanto ci sono degli affidamenti diretti al comune, ma anche da parte di ASPES, da parte della Pescheria. Quindi noi vedremo, abbiamo deciso veramente di approfondire a 360 gradi questa gravissima situazione. Ed è incredibile che il centro-sinistra, i consiglieri del centro-sinistra, il sindaco Biancani, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, non abbiano veramente preso le distanze. Addirittura mi ricordo che c'è stata una consigliera che l'ha definita una situazione normale, al limite semplicemente imbarazzante. Questa è una situazione gravissima. Parliamo di quasi 600.000 euro di soldi dei cittadini che sono stati utilizzati non si sa come. Anzi, abbiamo il presidente del consiglio comunale che nel corso della passata legislatura era un assessore che in maniera candida, per amore della verità, addirittura dichiara che 20.000 euro sono stati stanziati con una determina per fare dei lavori di ristrutturazione idraulica, ma invece sono stati utilizzati per fare un murales. Questo è un falso in atto pubblico evidente ed è incredibile. Questa è una situazione che abbiamo visto, purtroppo vede tantissime persone coinvolte. E il fatto che non sia stata dato il via a questa commissione d'inchiesta, che poi era un bene per tutti, era un bene per il Consiglio Comunale, era un bene per la città, per noi è gravissimo, anche perché dobbiamo valutare una cosa, che praticamente tutti gli assessori, a parte una, che siedono adesso insieme a Biancani nel Consiglio Comunale, sono tutti gli assessori che appartengono alla passata legislatura. La commissione d'inchiesta ha un'operatività delimitata a un determinato ambito, quindi sfrutta tutte le risorse personali e non che ha proprio per dedicarsi a questa attività e per fare chiarezza su questa questione. Oltretutto la commissione d'inchiesta consente anche che ne facciano parte anche dei soggetti esterni, quindi avremmo avuto la possibilità anche di chiedere l'intervento di specialisti in materia di contabilità pubblica che ci avrebbero dato un grossissimo contributo per comprendere e sviscerare tutte le procedure. Quindi un'occasione davvero persa e le motivazioni che ne sono seguite, come ho detto in conferenza stampa, vanno davvero al di là del bene e del male. Quindi nessuna strumentalizzazione, perché questo è uno strumento preciso previsto a disposizione del Consiglio Comunale proprio che si adegua proprio a queste vicende delicate. Fino adesso l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha preferito il silenzio, ha preferito dire che non sa nulla, che non conosce nulla, che non conosce l'associazione, non conosce le persone e si è trincerato dietro un silenzio preoccupante, scaricando tutte le responsabilità solamente sui dirigenti, cosa che credo che sia oltre che sbagliata anche intollerabile rispetto a questo. L'azione amministrativa non può essere esente da una responsabilità su ciò che viene fatto dalle segreterie, dalle strutture e anche dai dirigenti, anche perché sei tu il responsabile dell'organizzazione del comune, cosa che peraltro Ricci ha sempre cercato di ridurre al minimo, come si vedono i vari tentativi di organizzazione comunale avuto nel corso degli anni. Ci preoccupa anche molto il silenzio, l'atteggiamento del sindaco Biancani, che prima lancia il sasso chiedendo e dicendo che avrebbe voluto fare massima luce sui fatti, dall'altra ritira la mano e guida la sua maggioranza PD 5 Stelle verso la bocciatura della commissione di indagine speciale, che avrebbe dato un segnale molto importante di discontinuità, di trasparenza anche all'esterno, e avrebbe configurato un perimetro di indagine ben stabilito proprio per porre un grande cambiamento che tutta la città si aspetta, oltre a quella della verità.